Ospite come sempre, presentate, va. Buonasera a tutti, sono ragazza del secondo piano. Di arti a parte, no? Prestata, Ok. ma rimessi. Allora, rubrica che sta prendendo sempre più piede perché comunque stiamo trattando sempre format sempre nuove chicche della storia del cinema, mode dei Cineforum, no? Quindi ci stiamo divertendo. Quest'oggi notate la maglietta, anche se è un po' alla A Matrix pure tema. oggi, però eccola, aspetta, ah, eccola qua. Perché Bravo. stiamo, vabbè, si vedeva pure dallo sfondo che comunque è bello. Di che andiamo a parlare quindi? Allora, oggi parliamo della trilogia del Padrino, quindi il grande creatore, insomma, lo spartiacque dei film su Cosa Nostra. Diciamo che è molto interessante che sia appunto uno dei capisaldi per quanto riguarda cultura pop, eccetera, del gangster movie come Certo. genere. Gangster come genere. Se, fai vedere infatti il libro che consigliamo in 101 film che in prima di copertina riporta proprio. Mai Coccoleone. No, No, lui è Don cos'è? Vito, Don Vito vabbè, ok. Colleone. E però comunque si rifà il padrino come icona, quindi ottimo. Vabbè, la prima di cominciare come sempre. Intanto vediamo se funziona la chatto. Ma sto a parlare giapponese perché, sai, i giapponesi prendono le parole inglesi e poi fanno otto. Certo. Vabbè, funziona. Tre Morgan mandati, ok? Allora, prima di cominciare facciamo vedere subito quello che vado a consigliare perché questa è la versione del cofanetto restaurata da collezione. Che è stata restaurata proprio da Coppola, eccola qua. Io ce l'ho in Blu-ray. Non so se si vede in favore di camera. Ok, vedete? Con quattro dischi. Allora, ogni disco, paradossalmente, riporta. Tu fai da valletta al momento, poi dopo intervieni. Allora, prima cominciamo con la parte 1. Che giustamente chi c'ha come. Ok, Don Vito. Perfetto. Ci abbiamo la parte 2 che c'ha Michael. Mickey. Giustamente. E qualcuno si potrebbe aspettare che. Forse sarebbe stato meglio mettere Vito da giovane, sia De Niro, vabbè. E sulla terza ci abbiamo un'altra volta Certo, un Michael po' da il vecchio. bacinocentrico. Va bene, l'ultimo che è quello dei supplementi, che è molto importante, specialmente per coloro che sono attratti in qualche modo da tutto quello che c'è dietro un film. Eccolo qua, i Quindi niente, De supplementi Niro con la faccia di Coppola. No, De Niro non non ce l'ho pervenuto. veramente. Oh, ok, ci Ok, stanno indicando vabbè, va bene i così, va bene. sospetti. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Allora, quattro dischi e Eccoci. tra i supplementi ho grande Misugi, poi dimmi se vuoi il nome reale, ti saluto col nome reale, fai tu, insomma. E comunque ci abbiamo nei supplementi, lo vado subito a dire, perché almeno magari uno si rende conto poi da dove può provenire tutto il quantitativo di informazioni che ci avete, ragazzi, dalle ore e ore di cose viste e dalle ore e ore di cose lette. Quindi vabbè, nei supplementi leggili tu, vai, Valletta, ce l'hai tutti qui, guarda che belli. Che Allora, cosa abbiamo possiamo trovare, brava? Dietro le quinte. Il mondo del Padrino HD. Scene inedite e cronologia. Un capolavoro che quasi non c'era HD. L'albero genealogico, che mi sembra importante dato l'argomento di cui parliamo, quindi alla Esatto. fine delle riprese HD. Galleria fotografica, recupero di emulsione, la rivelazione. Sì, perché quella è la remasterizzazione, Ah, va bene, vai. ok. Prendere I una pellicola del. trailers. Ok. Scusami. Va, vai tranquilla. Il Padrino sul tappeto rosso, invece, È che abbiamo importante, dietro. perché no, se parla di Oscar, eccetera, Ah, vai. ok, Beh, quindi tutta la parte del ci stanno un po' Oscar. di polemiche. Ma ne andremo a parlare. Acclamazione e reazione. Poi quattro brevi film su Il Padrino. E biografie della trucca, Lino. Biografie della trucca. Molto molto carino, molto molto carino, ragazzi, molto Perché? molto consigliato. Serve, mo spieghiamo pure perché. Allora, prima di qualsiasi cosa, però ci tengo a dire che c'è anche un'altra versione deluxe di un cofanetto simile, dove trovate questo al suo interno. È un cofanetto più grande, però all'interno c'è anche presente Un parte della cofano. sceneggiatura. Attenzione, Figo. cartoline a tema Padrino, vabbè, è un bel cofanetto deluxe. Il discorso qual è però? Che la parte della sceneggiatura è molto molto importante, infatti cominciamo subito con quelle che sono queste cose così andiamo anche Vai. ad Introduci. infarinatura generale. Mario Puzo, The Godfather. Perché Mario Puzo? Perché Mario Puzo ha collaborato alla sceneggiatura insieme a Coppola. Ok. Allora, Quindi un raro caso in cui, diciamo, la parte scritta è quasi, beh, allora, come nella si dice, scorsa live pure Harry fedele. Potter c'era stata la Certo. partecipazione. Infatti, non credo che nessuno si è lamentato del No, Ok. nessuno si è mai lamentato, anzi,
forse addirittura uno dei rari casi in cui la versione cinematografica ha superato la versione esatto. Vabbè, poi che ci stanno i mostri che recitano comunque, vabbè. Lo sai che però a volte questo diventa la polemica, no, del mostri, mostri che andremo a vedere. Allora, questa è letteratura criminale, va bene. Sai qual è una delle cose interessanti però che c'è da dire riguardo a tutto quello che c'è dietro Il Padrino stesso? La cosa importante alla base della produzione, quindi d'accordo Mario Puzo e Francis Ford Coppola, una delle cose più importanti è stato non inserire mai la parola mafia all'interno di un qualsivoglia dialogo nel film. Che significa questo? Significa che se fosse stato inserito, nonostante sia palese, certo, si, qualcuno si sarebbe potuto far rode un pochetto e magari avrebbe protestato e magari avrebbe messo i bastoni fra le ruote. E quindi vedi la comunità italo-americana in America. Un'altra volta magari dirà: siamo sempre, come si può dire, descritti come questo, invece no. Lo sai che ultimamente ho visto, mi è capitato di vedere Il Traditore, che Favino poi tra l'altro ha vinto, insomma, Davide Donatello per la sua interpretazione di Tommaso Buscetta, e c'è questo famoso dialogo, no? Perché c'entra o non c'entra, semplicemente per dirti, che Buscetta decide di in qualche modo confessare tutto a Falcone, e Falcone dice di chiamare la cosa come si chiama, cioè mafia, e Buscetta invece dice che no, che non si chiama mafia, ma si chiama Cosa Nostra, come a voler in qualche modo sottolineare il fatto che la mafia è diversa da Cosa Nostra. Questa è una lettura Misuki dice infatti per Malosi e Little Italy. Sì, perché c'è un momento in cui ci si tiene quasi a dire che la mafia è quella cattiva dell'eroina, no? Perché c'è poi tutta la parte, insomma, di quello che è oggi la mafia, mentre Cosa Nostra era la protezione delle vedove, dei come si può dire, orfani di guerra, tanto che lo stesso, insomma, Mickey. Tanto c'è da fare una piccola premessa che dobbiamo fare. Tu c'hai ragionissima, e infatti però manco, nemmeno viene dato il nome, pensa, Cosa Nostra. Comunque nemmeno, no, certo. È crimine organizzato e basta, che non ha nome. Pensa un po' che quanto sono stati sottili in tutto quello che hanno fatto. Gli americani lo conoscono bene. Vabbè, cominciamo con qualche cosa tecnica, poi ci inoltriamo direttamente nel discorso. Allora, 1972, incetta di Oscar, ragazzi. Dici, al 72 magari però poteva essere una cosa abbastanza semplice, considerando che tutti poi i mostri sono arrivati magari leggermente dopo, no? Vedi, grazie, Scorsese... Sì, anche diversi mostri. Diciamo che il confronto era poco, però Coppola se l'è gestita veramente tanto bene, c'è da dirlo, perché il cast è diretto in maniera eccezionale, nonostante Marlon abbia dato problemi dall'inizio, sì, fino alla fine alla presentazione degli Oscar per andare a ritirare il premio, perché cioè, non è andato a ritirarlo, lo sai, per le proteste relative al trattamento che la società americana faceva ai nativi americani. Quindi Marlon ha creato una polemica che non finiva mai. Beh, questo gli studiosi lo sanno, specialmente gli storici del cinema, perché comunque è sempre stata una persona con carattere molto particolare, ma anche dal grande carisma, e dal grande carisma specialmente scenico. Vero? Allora, sì. C'è da fare una premessa fondamentale. Tutto quello che è stato ricreato nella pellicola del Padrino, come vedete qui da sfondo, che sta alla sinistra di Sofia. Allora, ragazzi, quello che vedete è sicuramente un qualche cosa di incredibile, perché, intanto buonasera Ale, perché sembra un salotto. Intanto Emis, benvenuto. Ah, intanto sarebbe un salotto, no? Però c'è qualcosa di italiano, secondo te, nel salotto? Ma io direi di sì. Ma guarda, io vedo già le pose, scusami, non è... Ma guarda Marlon Brando con quella mano così che si alza proprio da patriarca italiano, Mickey seduto lì sul divano, lo appoggiato, sì, okay. Sì, c'è tanto di italiano. E questa scena particolare viene dal film, giustamente, ma bisogna sempre ricordarsi che c'è un momento molto molto particolare che a me piace tantissimo della pellicola di Coppola, che è il matrimonio. Bellissimo. Iniziale, sì, proprio, sì, sì. Dove Vito sta bene, organizza. Ecco, che ne pensi di come è stata ricreata? Cioè, allora, capisco che parliamo di un regista italo-americano, ma come è stata ricreata l'italianità nella pellicola, secondo te? Che tu sei italiano, giustamente. No, è perfetta, è proprio uno di quei classici matrimoni del sud,
del sud, pure noi, nel senso, Esatto. quei matrimoni in cui veramente arrivano qualsiasi tipo di parente, non si sa quello che succede, la caciara, il mancato ordine, proprio, anzi, la caciara è la festa, no? Esatto, Quindi, no, esatto. è perfetto. Infatti, la particolarità è che sì, Coppola è italo-americano, però poteva in qualche modo dimenticarsi le sue origini. Invece, perché a volte, sai, no? Ci si americanizza, e invece devo dire che quella parte è E infatti andremo veramente. poi a riapprofondire un altro aspetto dell'italianità presente nel film, però prima di questo bisogna fare una premessa abbastanza logica, nel senso, ragazzi, allora, caposaldo del genere gangster. Una delle prerogative del genere gangster è che comunque il gangster non potrà mai arrivare a fine della pellicola vincitore Vivo. in qualche modo. No, vivo, esatto, vabbè. No, ci sta, perché no? Sì, questo va avanti sin dall'inizio del cinema, nel senso non si arriva mai, perché sennò si rischia di dare un messaggio sbagliato, si rischia in qualche modo di andare a sovvenzionare in un certo L'idea senso. positiva Esatto. del quello che è stato praticato in. Esatto, indi per cui questa che vediamo qui, ragazzi, in Coppola, è la visione però romantica del gangster. Ti affezioni in L'antieroismo. maniera diversa ad un Vito Corleone rispetto a uno Scarface. Scarface de Palma, va bene. Prendiamo anche Scorsese, però. I personaggi che porta Scorsese, mettiamoli a confronto un attimo con quelle che sono le creazioni cinematografiche di Coppola. C'è una differenza, ecco perché viene definito cinema romantico. Allora, c'è il grande Rise and Fall, c'è la grande tragedia greca, però, attenzione. Sì, secondo me la rappresentazione in qualche modo è di un antieroe. L'antieroe è colui che fa delle azioni, questa è una versione mia, non è che così la lettera, Ci però interessa, è però. qualcuno che in qualche modo fa delle azioni negative, ma che comunque ha un fondo di eroe, no? Cioè c'è un, come si può dire, eroismo nelle imprese di questo Esatto, ad personaggio, cioè esempio non è completamente l'avversione alla negativo. droga, vedi, È quello che ti c'erano dicevo, il perché la vecchia summi, mafia esatto. non. E c'è un rispetto. Assolutamente, beh, Scarface è personalmente, insomma. Io penso che The Scarface bisognerà parlarne a prescindere e sarà lungo il Lui discorso, lo sa. considerando che è il secondo film, quindi è il remake, perché ce n'è uno degli anni 30, ragazzi. Poi ne parleremo comunque Vedi. anche di questo, chiaramente. Però ecco, per esempio, non lo so cosa ne pensi, prendendo anche lo stesso Al Pacino, secondo te in Scarface non è più aggressivo? Cioè, ci si affeziona meno anche il trattamento che Allora, ha nei confronti, per esempio, di una Michelle Pfeiffer rispetto agli amori? Io parlo, che so, facciamo gossip femminile, che invece si vive nel Padrino. Cioè, ci sta più andiamo. Allora, un'italianità facciamo un salto. dolce? Facciamo un salto cronologico, se riusciamo. E Esatto, c'è la andiamo a famiglia. vederlo. Per esempio, qui. Allora, questa è la scena in cui lui poi si sposa con Francesca. Francesca. Allora, adesso qui passo la palla direttamente a te. Nel senso, questa è un salto cronologico, poi andiamo a riprendere tranquillamente, però. Questa è post la fuga in Italia, Sì. no? Allora, dopo l'omicidio che viene fatto al capo della protezione, perché quello era Sterling Hayden, ragazzi, che è una leggenda del cinema. Va detta sta cosa perché non c'è solo Marlon Brando come leggenda nel cast, però vabbè. Allora, per quanto riguarda Pacino e la sua evoluzione del personaggio, in questo caso, quando ci viene presentata la Sicilia, terra rovente, che ne pensi? Come è stata ricreata? Anche lì secondo me è fedele, cioè la casa in cui loro abitano, mi ricordo a questo scorcio, no? È vero, la Sicilia dell'epoca mi piace lei, perché pensiamo anche all'ultimo, scusami, l'ultimo anche di. Vabbè, Che ok. succede? Metto C'era una volta Morgan, ad eh? Hollywood, non è Ok. la stessa anche la moglie Francesca, ad un Sì. certo punto, però lì per esempio non ho apprezzato perché facciamo finta che una seconda generazione di Esatto. italo-americani, invece lei è perfettamente italiana, mi piace, cioè ha delle difficoltà tra virgolette nel parlare, addirittura quindi le insegna a guidare perché lei non, come una donna di quell'epoca non Diciamo che sapeva, cioè viene. Che rapporto assolutamente. è, secondo te, rispetto a quello con Michelle Pfeiffer. no, con Diane Keaton che Ah, con lui Diane ha. Keaton. Completamente diverso, in qualche modo forse lui è anche un po' più se stesso e in questo caso anche più italiano dell'epoca, nel senso più dominatore rispetto alla figura più Ok, dominante, adesso invece infatti Diane Keaton è più. andiamo ad analizzare le differenze tra le figure femminili anche, ma Mizuki dice c'è l'elemento della famiglia nel duplice senso che media il contesto. Ed è giusto, però attenzione ragazzi, perché poi c'è da fare un'altra piccolissima premessa. Allora, dal punto di vista di ciò che viene rappresentato in scena, specialmente nel primo, poi ci addentreremo anche nel secondo più avanti, allora c'è da fare una piccola precisazione. Quello che vediamo è una frattura, cioè quella era l'idea base di Puzo, no? Allora, la frattura che c'è stata post-guerra. Sì,
significa il grande boom e l'ascesa degli Stati Uniti d'America. Annesso all'ascesa degli Stati Uniti d'America c'è anche l'ascesa di queste realtà che fanno parte, appunto, vedi di quelle del crimine organizzato, vedi quella della famiglia Corleone, vedi quella però dell'associazione che diceva Mizuki, appunto, duplice tra famiglia inteso come famiglia vera di sangue, certo, e famiglia inteso come crimine organizzato. Ora, su questo si potrebbe fare, facciamo così, un parallelo storico, nel senso che, come dici te, in qualche modo il boom economico post secondo conflitto mondiale che vede nell'America protagonista e in qualche modo anche il crimine organizzato di tipo italiano, ci fa in qualche modo quasi da parallelo a come nasce la mafia, nel senso noi sappiamo che Cosa Nostra, chiamiamola così, nasce effettivamente nella versione poi più romantica, è chiaro che non sto dando nessun tipo di giustificazione, però nasce nel post unione, unificazione della penisola italiana, quando abbiamo un sud completamente abbandonato a se stesso, che non ha quasi, non parla praticamente la lingua del resto della penisola, e nasce questo tipo di organizzazione per proteggere quindi la parte debole della popolazione. Quindi c'è un parallelo, cioè effettivamente storicamente è questo che avviene. Esatto, no? Esatto, storicamente infatti questo sappiamo, certo, che faceva la mafia. Vabbè, non stiamo dicendo che sia una cosa positiva, attenzione. No. Non stiamo dicendo nemmeno che sia vero che proteggeva il debole, stiamo semplicemente dicendo come effettivamente viene raccontato. Quindi è interessante anche questo aspetto, completamente rispettoso anche delle origini proprio storiche di questo. Allora, adesso addentriamoci un attimo al volo su quello che è poi il come l'origine del brigantaggio, dice Mizuki. Esatto, esattamente. Allora, addentriamoci un secondo sulla figura di Don Vito e poi ci spostiamo sulle altre velocemente. Allora, che cosa mi dici di questa figura? C'è una sorta di... Intanto analizziamola dal punto di vista del primissimo capitolo della trilogia. Nel senso, allora, giustamente, ripeto, diventato iconico perché, vabbè, recitava con Lovatta, Marlon Brando, eccetera. Ma al di là di questo, tu mi hai parlato anche delle movenze, quindi... Sì. Trovo che sia iconico anche in questo senso, quindi non so se sei d'accordo, chiaramente, però... Un saggio patriarca stanco delle battaglie combattute, che non ha più in qualche modo quell'energia che invece è di Miki o di Sonny o di tutto quello che accade intorno. Però no? Come da locandina marionettista un po', eh? Sì, certo, comunque i fili, no? è il re, no? In qualche modo, non so come dire. No, ci sta. Anche su questo la mafia funziona così, ci sono i soldati che sono le persone più giovani, sono quelli che si prestano ai vari traffici, che si prestano in qualche modo alle azioni illegali, ci sta poi il capo famiglia, che in questo senso quasi anche esiste la contrapposizione anche femminile, perché... Esiste anche il rispetto in questo senso delle figure di anziano. Ok. Quindi proprio questo mi esprime. E quindi, nel senso, allora, già la direzione stessa di Coppola data ad un Marlon Brando che adesso sta sostenendo una scena appunto molto importante, che è quella del matrimonio, no? Già la direzione stessa che è stata data, però, tu trovi che anche nelle scene magari col nipote ci sia un cambiamento incredibile nella figura? Sì. Ed è bello, nel senso è... ben caratterizzato, e forse per questo, come dicevi te, ci affezioniamo, perché lo vediamo come, non lo so, sembra quasi più un uomo d'affari, non ci rendiamo conto di quello che è veramente... Ma propriamente è un uomo di affari, in teoria, eh? Esatto, però è questo, no? Cioè, non, eliminiamo la parte, diciamo, del, come si può dire, del giudizio negativo, perché lo vediamo un nonno siciliano che si prende cura del nipote, che lo guarda, che lo osserva, che guarda, che gioca con lui in giardino, quindi è veramente diretto bene, perché effettivamente rispetta proprio... Ecco, però forse suscitò poi determinate critiche anche dal punto di vista cinematografico il fatto che poi diventa troppo positiva, però. Questa è la critica, la figura, che purtroppo è stata fatta in tutto, nel senso che... Cioè, ricordiamoci che comunque sono... Ma magari Al Pacino, per esempio, non è stato criticato a quel punto. Lo so, però sono capolavori cinematografici. Io mi ricordo anche tutta la polemica che uscì fuori, per esempio, con una serie come Romanzo Criminale, no? Perché poi alcune battute rimasero iconiche, e eccetera. Cioè, bisogna anche capire un pochino, secondo me, questa è la mia opinione, l'uso che se ne fa, perché... Diciamoci la verità, queste figure hanno un fascino all'interno, perché sono comunque figure carismatiche. Abbiamo detto antieroi, vuol dire comunque un minimo di carisma, un minimo di parte eroica ce l'hanno. Poi è l'uso che c'è, nel senso è l'opinione personale che uno se ne fa. Non bisogna, secondo me, molto dare spesso, troppa responsabilità. Molto spesso, però, sai che mamma TV o comunque, certo, mamma, papà schermo, insomma, fanno. Però allora ci sono tanti esempi negativi. Questo è un film, va preso come tale, va preso con tutte le sue... No, beh, analizziamolo magari nel contesto dell'epoca, forse, certo, la critica ci poteva ovviamente anche stare, no? Ovviamente, certo. Direi che comunque, intanto benvenuto Tito. Io penso che comunque la direzione che Coppola ha eseguito nei riguardi specialmente di questo primo capitolo, poi andiamo a vedere anche il secondo a breve,
Immagino sia stata magistrale, però, dal punto di vista degli attori, come vengono diretti, no? Esatto, cioè la spettacolarizzazione comunque porta a parteggiare, è inevitabile, lo facciamo pure con i documentari degli animali, secondo me. Però chiaramente dipende da voi dal... ripeto, hanno un carisma inevitabile, quindi parteggiamo, da parteggiamo per una parte o l'altra, però da qui a dire che l'esempio in qualche modo poi è da seguire o rende possibile, secondo me ci sono a monte tanti altri discorsi da fare dell'educazione, eccetera, eccetera, che insomma, sociali... Perché poi difficilmente una persona può in qualche modo commuoversi per la morte di un criminale su schermo, no? Sì. Però nel caso di Don Vito Corleone... Allora lì, già quando gli sparano, tu ti senti male, no? Io mi sono sentita male quando muore Sonny, per dirti. Ecco, quindi, ok, adesso ne andiamo a parlare, bravo. Quindi è così, nel senso... È... Nice, bell'assist, mi è chiaro che nella mia realtà sono completamente negativa a tutto ciò, però... Allora, rimuoviamo un attimo i vari qui e andiamo a vedere, poi dopo ritorniamo anche su quelli. Però prima vediamo un'altra bellissima cosa, analizziamola nel profondo, anzi, mettiamole a confronto, dai. Allora, che mi dici dell'apporto che viene dato da Robert De Niro, alla figura di Don Vito Corleone, nel senso, nella parte del flashback che riguarda il secondo capitolo della trilogia, quindi che ne pensi? L'ha reso bene lui da giovane? Allora, qui non lo so che cosa ne pensate voi, ma... Può essere arricchita una parte interpretata da Marlon Brando? No. No, non può essere... Secondo me sì, ragazzi. Sinceramente non... Pensavo di no, cioè nel senso quando... Certo. Allora, bisogna stare attenti perché nel cinema difficilmente il sequel può essere dello stesso livello, addirittura superare. Vabbè, io mi sento dire che questi sono sullo stesso livello, anche perché sono due mostri, quindi di conseguenza direi che forse... Invece io su questa cosa sono un po'... cioè, bello, mi piace... Però come anche in questo caso, quando parlavamo in qualche modo della figura del cattivo, non per forza avrei voluto vedere le origini. Ti è piaciuto però il parallelismo dell'ascesa tra un Michael che acquisisce consapevolezza, che era completamente dissociato, completamente estraneo agli affari illeciti nel primo capitolo, finché poi gradualmente non arriva al culmine del secondo. Sì, perché quello è una maturazione, mi piace un personaggio. Il parallelismo ti è piaciuto con quello che era quello il flashback. Quello che è il padre, certo, come il padre. Divido che arriva in America, certo, no? Certo, sì, mi è piaciuto, anche lì la caratterizzazione. Certo, ci sono battute che a casa mia si fanno per scherzare, tipo, ti ho portato due melette, quelle cose un po', non posso accettare, Però, giustamente, come viene detto, anche sono anche due attori iconici, per cui a volte sembra anche, avviene in qualche modo, c'è una difficoltà, no, nel coordinarli, cioè magari sembrano totalmente diversi. In realtà io ti dico, cioè la verità è che io ho apprezzato moltissimo, forse mi entra in conflitto con la figura di Al Pacino, nel senso che io ho apprezzato tantissimo la sua maturazione, il suo essere appunto un personaggio a tutto tondo, per cui in questo caso secondo me, questa è una mia pecca perché io faccio sempre il confronto tra i due, esce molto più Al Pacino che non De Niro. Quanto è bello però il fatto che Al Pacino e Robert De Niro siano appunto su... attenzione, aspettiamo Vito e diamo il benvenuto a Mario Flash 55, benvenuto. Allora ragazzi, c'è da dire una cosa molto particolare, però nel senso, si incontreranno più avanti, nel senso proprio faccia a faccia sul set dialogheranno, ma Al Pacino e Robert De Niro qui sono presenti nello stesso film, Che poi succede... Che uno dice poi, ma quando hai visti mai prima di Hit la sfida Al Pacino? No, no, invece sì. Certo. Ma non all'inizio, che no? Dialogano. Sì, esatto, bravissima. Allora, c'è la consacrazione. Allora, diciamo che De Niro pure stava in quello che poteva essere un po' un inizio di carriera, anche se stava ben avanti, perché comunque era stato scoperto da De Palma, De Niro, insomma, vabbè. Però c'è da dire che Al Pacino inizia nel 72 proprio col Padrino, mm-hmm. E inizia questa carriera che comunque poi dopo figurante. Pomeriggio un giorno da cani, se l'avete visto, e poi Scarface, e poi tutti quell'altri che ha fatto Al Pacino, insomma, sono talmente tanti, raga, che certo. Veramente incredibile. Però che mi dici comunque riguardo al fatto di avere nella stessa pellicola loro due? No, e vabbè. Poi c'è pure, secondo me, l'ombra un pochetto di Marlon Brando, io ce la sento. Nel senso, perché so che il personaggio è quello, capito? Quindi sei positivo a prescindere in qualche modo, cioè non ti crea il negativo, al contrario di quello che succede a me. Sì, sì, non riesco a crearmi il negativo. Poi ragazzi, ho apprezzato veramente tantissimo, non soltanto la nascita delle
origini di una famiglia di stampo criminale, ma anche di una famiglia vera e propria. Significa i primi figli, come trattano i primi figli, piccolo Fredo. Ma non andiamo a parlare tanto. Sonny, Michael, la storia d'amore che c'è sottile, velata, di questo nucleo familiare povero. Come poi diventa quello che... Allora... All'ascesa criminale. Ah, esatto. E qui... Torno un attimo sul set, allora riprendo un attimo al volo Coppola, lo rimetto un attimo qui, perché c'è una cosa importantissima, sempre sul secondo film, è che cosa ne pensi durante quello che è poi l'inizio di quella che è la vita criminale vera e propria di Vito, nel senso quando prende per la prima volta la pistola, mette nel sacchetto, no? De carta. Che ne pensi della processione? È italiana come cosa? Certo che è italiana. Italiana. A che punto però? Fino no, è italiana, ma è italiana proprio a livelli quasi anche... Cioè, ci sta benissimo anche con l'ascesa, in qualche modo, nel cambio di prospettiva, perché, ragazzi, cioè, le processioni, soprattutto, ripeto, del meridione, che tuttora avvengono così, no? Quindi con tutti i rituali del caso, e questo rimando alla mia materia storica artistica, perché è così... Lì volevo portarti. No, no, è... tutta la cultura che c'è dietro, tutta la... i movimenti, la processione come deve essere portata avanti, questa spiritualità forte, cioè è perfetta proprio della sicilianità in qualche modo che... Ti piace quindi il piano sequenza che viene fatto e il parallelo col montaggio? È bellissimo, secondo me. Beh sì, c'è da dire che... Poi andiamo a parlare pure di fotografia, ragazzi, perché anche qui la fotografia diventa molto più calda come toni. Mentre era stata più scura, più dark nel primo, qui diventa tutto molto più caldo, molto più... Tranne che... Se non fosse che c'è una sorta di contrasto con Michael, giustamente. Certo, c'è tra De Niro e Pacino, c'è un contrasto di fotografia anche. Presente. Sì. Vabbè, questo non solo per il flashback, anche per quello che è una parte più luminosa della storia, quindi più bella vecchia, e quella che porta un personaggio sempre verso più l'oscurità, no? Michael che va sempre verso più quello che è un lato oscuro, no? Che si abbandona completamente. Sì, perché in parte anche quello, nel senso che in qualche modo come si dice, Vito poteva essere giustificato dalle origini povere, dall'incapacità di trovare un altro tipo, mentre Michael la decisione è presa, forte, cioè, nel senso, lui è perfettamente conscio di quello che sta facendo. Ma sta a fare una cosa grossa, Certo. andiamo a vedere cosa sta facendo. No, però cioè, lui sa che cosa si va a mettere. Senza fa spoiler per chi non avesse visto, mi auguro che l'avete visto tutti, però vabbè. Altro parallelismo che ti volevo fare, che ne pensi, c'è un binomio, visto che sei storica, artistica, sacro e profano in quella scena? Certo, ma secondo me c'è proprio la crescita, cioè alla fine, ripeto, la processione è una sorta di rito di passaggio, ok? Cioè è un modo di portare alla luce certe credenze, certi ha degli obiettivi ben precisi che sono quasi, soprattutto ripeto, al sud Italia sono proprio miracolosi, cioè del miracolo, c'è gente che spesso, capito, urla, o pensiamo anche a come vengono vissuti i funerali, cioè c'è proprio tutta una recitazione, no, di cose che è come se si volesse portare alla luce qualcosa, e per forza, nel senso, ci sta, è come un rito di passaggio del personaggio da ciò che era a ciò che diventerà. Non so se mi sono spiegata. Sì, capito? Sicuramente sei spiegata, però mi faccio una domanda molto particolare, la faccio pure a voi, ragazzi. Esatto, poi... anche questo, pensiamo esattamente, la criminalità ostenta un lato religioso. Verissimo. Pensiamo anche al giuramento su Santini, cioè proprio per sempre, col massimo del testimone, che come nei matrimoni è sempre l'ambito religioso. Verissimo, anche il matrimonio criminale. Volevo sapere che ne pensavi, sempre riguardo tutto questo, nel senso, questa è una domanda extra che viene proprio fatta sul momento. Allora, cresciuto a Little Italy scorsese, no? Che cerca di ricreare un'italianità. Ma secondo te chi c'è riuscito a ricrearla meglio? Coppola o Scorsese? No, Coppola. Coppola. Mi stai facendo riferimento di... Ce ne sanno tanti dei riferimenti che uno potrebbe prendere per Scorsese riguardo a quello che è stato creato... Lascia sta le ultime produzioni che si discostano da quello che... Ok, no, vabbè, non c'è Little Italy, tra virgolette, in Scorsese delle ultime produzioni. No, nelle ultime no, però c'è qualcosa agli albori, c'è anche in Goodfellas qualche cosa di italiano. Sì, che però, ne pensi però? No, nel senso che anche Goodfellas, giustamente, come hai detto te, adesso mi vengono in mente anche diverse... La stessa mamma di Scorsese che recita, no? No, ma non solo, anche l'incontro, per esempio, delle donne, no? Queste donne che esatto. Sono perfettamente... Che cosa fanno i mariti, però passano i loro pomeriggi lì a farsi compagnia. Anche se quella però è una rappresentazione degli anni 80 dell'italianità in America. Sì, però io la vedo un po' americanizzata. Ma giustamente, perché come dici te, forse siamo andati avanti con gli anni? Può darsi che siamo andati giustamente avanti. Cioè, si è evoluto anche quello. Cioè, gli italiani sono sempre meno italiani per certi versi. Sono sempre più americani, mantengono questo tipo di origine per il legame, per il lavoro. Però io penso che anche dal fattore stesso di quello che è stato appunto
la costruzione che ne ha fatto Coppola di tutti questi aspetti, come dicevate voi, appunto religiosi, appunto l'idea stessa del sacro, la ricostruzione, come dicevi, delle famiglie vissute, vive, che la gente canta. Io penso che comunque poi è inevitabile che questo, Il Padrino, sia una concezione romantica del gangster. Però penso pure anche alla narrazione, tipo, a parte, prendiamo, che so, con riferimento con Goodfellas, gli attori sono molto più americani. Cioè Al Pacino è americano, chi beva, però hanno delle facce italo-americane, cioè sono, potrebbero essere siciliani, sì, in qualche dai, modo sì. Immigrati, e viceversa pure il tipo di narrazione come viene portata avanti, no? Pensi quella tutti, di Goodfellas, però... Tanti di Marlon Brando un po' meno, so. No, magari James Caan sembra il fratello, no, sembra il fratello de Casale e De Pacino, secondo no, te? No, però anche i cognomi, se senti anche Santino tutto... però bel nome, dai. Cioè anche Casale. A proposito di Santino, a proposito di Casale, a proposito di chi più ne ha più ne metta, li prendiamoli, facciamo comparire tutti insieme, 1, 2 e 3. Allora, che mi dici qui? Ah, comincio io. Allora, dammi le caratterizzazioni dei personaggi se ti sono piaciuti, a parte Michael che è abbastanza chiaro, vedi che c'ha 3 film per delineare un personaggio. Dammi, cioè dimmi se ti sono piaciute le caratterizzazioni che sono state fatte. A me è piaciuto, a parte, vedi che i visi, a parte forse Sonny, sono siciliani, sono italiani, anche se poi è una cavolata, cioè parliamoci chiaro, è sempre una caratterizzazione, noi italiani siamo così, ci chiamiamo Giovanni, però era per dire, no? No, no. E, però insomma, lo riconosco, non è americano come visto. Santino Michele, però, Alfredo, no? Alfredo. Sì. Però diciamo che io parteggio in questo senso, secondo me, ma mi piace quel personaggio per Sonny. Cioè la sua caratterizzazione in qualche modo di uomo anche passionale, carismatico, mi piace, bravo, sfaccettato, profondo, cioè non è soltanto, ecco, il soldato. C'è una domanda su Sonny, no, che giro pure a tutti voi. Non mi metto in difficoltà. Non ti metto in difficoltà. C'ha un rapporto particolare con Costanza, con Connie, che poi ragazzi sapete benissimo che è la sorella di Coppola, è Adriana, sì. E che ne pensi del rapporto? Allora, c'ha un rapporto fortissimo con la sorella, tanto da correre in sua difesa. Però Camoglie? Che ne pensi di questa cosa? L'importanza della famiglia che supera quella della famiglia. È così. Certo, perché lei... Che succede? Perché in parte è così, nel senso, la famiglia, anche per quell'epoca, la donna della famiglia da rispettare era la sorella. Questo, adesso c'è un altro parallelismo stupido, l'ha portato pure un pochino alla luce, per esempio, l'amica geniale, no? Questi rapporti che in famiglia, nei confronti delle figure femminili della famiglia, quindi la madre, la sorella, erano intoccabili, cioè non ci si poteva assolutamente, erano da non mettere in discussione, perché loro avevano però ben chiaro che era l'uomo che comandava. Quando poi si entra invece nella propria casa, beh, lì va ben chiarito che si è l'uomo anche a costo di fare violenza, no? Nel senso di non essere chiaramente lo stesso, come si può dire, uomo rispettoso che si era con la propria quindi famiglia. Pensi è vero, che, quindi pensi me. Che lo faccia per una protezione della sorella o per una questione d'onore? No, secondo me lo fa proprio naturalmente. Cioè, per lui la sua educazione è quella della famiglia prima di tutto, e la moglie non immagina nemmeno che in qualche modo possa ribellarsi, perché nella sua concezione è lui il padrone in quel caso, capito che ti voglio dire? Cioè, okay, la famiglia è intoccabile, mentre la moglie è sua. Fra i 3 eredi designati, poi, no? Che dovevano, in punto, stavano in una certa una forma, volendo, anche abbastanza velata, de lotta per il potere, quindi per la successione a quello che era il ruolo di Vito, no? Mm-hmm. Di Vito stesso. Io penso che da prima, giustamente, tutti quanti abbiamo pensato che doveva essere James Caan, doveva essere Santino, no? Però certo, il successore. Perché, secondo te? Beh, perché in qualche modo, se non sbaglio, insomma, Michael viene pure un pochino, come si può dire, rimproverato, che non ha, cioè sembra un po' quello che ha seguito i lavori del padre da vicino, quello però, che doveva essere veramente le non so, quello che veramente è cresciuto insieme al padre nella mentalità, no? Michael sembra un po' più quello. Michael è andato a fare, esatto, militare, sembra... Michael si è trovato una ragazza altrove, Michael non voleva farne parte, quindi sembra quello più ribelle, però spesso succede pure così nella realtà. No, una cosa molto importante che ho notato, ragazzi, non so poi se voi, ah, qualcuno vuole Morgan selvatico, attenzione. Attenzione, eccolo qua che viene sopra James Caan. Dov'è? Ah, non può uscire, Rashu. Che succede? Aspetta che te lo levo e te lo faccio vedere. Eccolo qua, tiè, dov'è? Eccolo.
E ricompaiono i fratelli. Dai, Morgan, spostate un attimo, per favore. Che succede? Dacci un ultimo che succede e ciao. Mo sono riperso. Eccolo qua, dacci un ultimo che succede. Che succede? Allora. Che succede? Che dire, io però stavo pensando a una cosa molto importante, nel senso, sembra in qualche modo che Vito non abbia mai, mai considerato Santino come veramente erede. Come erede. Se non fosse per il carattere proprio, tu che pensi? È vero, secondo me lui è vero. Ecco, chi è allora il più simile al carattere di Vito, forse, a prescindere da tutto? E non ci leggi pure una parabola del figlio prodigo? Sì, e te l'ho detto, come spesso succede. Come spesso succede, quello che più somiglia al carattere, diciamo, del patriarca è quello con cui si va meno d'accordo, proprio perché c'è una sorta di confronto caratteriale. Due caratteri forti vanno meno d'accordo, quindi si va più d'accordo col figlio ubbidiente, figlio che c'è sempre. Attenzione, 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 devo togliere tutti i fratelli un'altra volta, perché diamo il benvenuto a Jupiter. Sì, esatto, cioè secondo me Sonny è quello che in qualche modo voleva prendere le redini, quindi si è educato, cioè ha imparato, ha guardato l'esempio del padre. Però Michael ha il talento, il fuoco che aveva un tempo il padre, che proprio per questo... È un fuoco diverso però, sì, eh? Sì, però è comunque della stessa potenza, sì, come dire. Cioè è per questo che spesso non sembra non ci sia dialogo, in realtà è proprio l'erede disegnato da tempo. Quindi come dici, forse anche la parabola... Ci sta come cosa. Io penso al fatto del figlio prodigo semplicemente perché quando lui ritorna dal servizio militare vedo... In qualche modo che, a parte il padre smette un attimo di calcolarsi tutto il resto, compreso il matrimonio della figlia, smette un po' di tutto e fa... Ah, mo te viene più ci da Michael. Non faccio cosa senza Michael. Comincia a fare un po' così, capito? Allora uno dice, vabbè, aspetta papà, dai, fammi una foto. No, se il matrimonio è il mio, sti cazzi di Michael, capito come? E invece no. Però se fosse proprio anche per quello che abbiamo detto, cioè questa forma di controllo, capito? Quindi anche il figlio che torna, gli era scappato, non so come dire, da quello che doveva essere l'esempio che doveva seguire, invece... Che ne pensi? Preferisci Volonté, Mizuki? Bella domanda, cioè, bella affermazione. Che ne pensi? Preferisci Volonté o preferisci Brando a fine di tutto? Vabbè, chiaramente ormai c'è stato... dato Brando, ma io lo so per Brando. Difficile, infatti. No, io so per Brando, raga. Anch'io. Mi serviva. Perché sono anche ormai. Ah, vabbè. Allora. Ti darò un'offerta, non potrai rifiutare. Allora. Io penso però un'altra cosa che vorrei aggiungere a tutto questo che è stato detto. È mai stata contemplata Costanza come erede dell'impero Corleone? No. Connie? No. Perché? Ma secondo me non per la femminile, cioè non per il genere. È mai stata data una considerazione alla madre da parte dei figli? No. Questo è strano, perché in realtà, in teoria, diciamo che la vedova poteva essere, può effettivamente prendere le redini. Oddio, però ti posso dire che Connie non c'ha proprio il taglio. Cioè, secondo me è un personaggio che non avrebbe potuto, non ha il piglio, non ha il carisma. Allora, qualcuno si lamentò già all'epoca. No, non poteva essere. No, dai, se lamentò all'epoca, allora, c'è chi si può lamentare dal punto di vista della scrittura del personaggio stesso. E c'è chi si è lamentato della scelta, tra virgolette, familiare di prendere Talia Shire. Anche per quello. Non ti piace allora? No, a lei mi piace. Su Adriana, sì, Adriana Rocky, ti piace? Mi piace, però... Parte Adriana? Però è sempre quella, nel senso della donna italiana. No, di quegli anni, non tutte, però la caratterizzazione, nel senso... Timorata calma, dell'uomo? Timorata, che segue quello che gli viene detto, che anche può essere divisa tra l'aspetto privato e il bene comune. Insomma, non è proprio questo carattere forte che può... Allora, quindi da un opposto all'altro vengono presentati tre tipi diversi di personaggio, perché vedi appunto Santino, vedi Michael, Fredo. Io penso che Fredo sia, a parte, vabbè, io non direi il più piccolo, forse in un certo senso, dal punto di vista, forse il meno degno a essere designato come erede, forse proprio mai contemplato nemmeno lui a livello di Costanza. No, nemmeno lui. Però lui ci ha creduto per qualche momento, perché era maggiore rispetto a Michael. Scusa, gli doveva portare rispetto per una questione d'età maggiore. Gerarchia. Esatto, eppure... È sempre stato considerato come ritardato, poraccio. Ottima l'interpretazione di Casale, mi piace tantissimo, che fra l'altro è ritrovabile anche in quel pomeriggio di Un giorno da cane insieme a Pacino, quindi spettacolare pure quel film. Ma che mi dici? Ti piace? Allora, no. Al di là non ti piace, niente. Non c'ho più il parere, nel senso che non è uno di quei personaggi che mi ha rubato il cuore. Ho detto Sonny, con tutto, che non è un esempio positivo, però c'ha quella sfaccettatura, quella profondità, quella rabbia, non so, quel carisma particolare... che comunque te lo fa considerare. Al Pacino, abbiamo detto fino adesso, quindi c'è tutta la profondità anche di quello, mentre boh,
Non lo so, no. Non ho capito, vabbè, se tu la vedi così, tant'è che... Allora, io penso che comunque l'interpretazione, a parte sia stata ma ottima, certo, piace tantissimo, sì, però il ruolo non mi disturba perché fondamentalmente c'è nel suo non conoscere le meccaniche, che poi ci prova in qualche modo a conoscere, c'è anche una forma di tradimento. E poi c'è il punto debole di Michael, per la prima volta. Michael non c'aveva punti deboli né riguardo la moglie, né ho detto non gli fregava quasi niente, manco dei conni, se vai a vedere, se vai a stringere, Michael non si è mai calcolato manco Connie, e forse è stato leggermente male quando è morto il padre, vabbè, quando è finita la figura del padre e quando fu De Sonny. Però nel caso di Fredo c'è veramente un punto debole, che lui si fa dei rimorsi, che forse è quello poi la cosa che tenderà in qualche modo a colpevolizzarlo per tutta la vita. È proprio lì, nel rapporto con Fredo, che c'è forse il danno più grande che arreca se stesso Michael, secondo me, paradossalmente, rispetto a tutto quello che è l'arco narrativo. Vabbè, no, mi sembra giusto, cioè, giusto. No, secondo me, io, nel senso, io la vedo così. Poi, tornando sempre a tutto il discorso, andiamo, approdiamo verso l'ultimo film. Ti ricordi qualche cosa? Perché allora, facciamo una premessa, ragazzi. Facciamo una premessa. Ora non so che ne pensate voi. Allora, dal punto di vista dell'evoluzione del crimine organizzato, con attenzione, annesso potere ecclesiastico, eccetera, eccetera. Sì. Allora, a parte che c'è... ci stanno due o tre cose valide del terzo capitolo della trilogia, che non sto a parlare del brucio della luna, angelo, io brucio d'amore, non parlo di quello, anche se quella riproposizione del tema, che dobbiamo parlarne anche di quello, ragazzi, non vi pensate che scappare perché Nino Rota va preso in considerazione, vediamo anche perché... io direi che però non lo so, è un po' sottotono rispetto all'altitudine. Tu che pensi? Me ne ricordo pochissimo, figurati, nel senso. Sapevi che c'è una giovane Sofia Coppola? Sì, lo sì. Ricordi? Che pensi? Punto di vista decisivo, forse sbaglia a metterci la famiglia, dai, mettiamola così. Sbaglia, che dici? Ecco, il terzo serve il mezzo di Pascani. Non lo so, grande. No, però che ne pensate, raga? Veramente, allora, del terzo. Dai, possiamo definirlo un po' più sottotono? Beh, non sì, so. Sì, dai, io lo rimbalzo poi questa domanda. Non lo so, niente. Allora, c'è qualche cosa. Allora, a parte il sì, punto vabbè, di vista però, nostalgico. Dai, nel senso, a livello proprio di. Come si può dire? Di. Serviva di poi? No, domanda finale, serviva? No, non serviva. Perché? No. Era concluso, cioè, hai fatto la parte della. Come si può dire, hai dato la fotografia della famiglia, hai dato la complessità della famiglia, le origini, l'entrata, io parlo del primo, l'entrata in gioco in qualche modo di Michael, di Mickey, tutta la parte, poi arriva il flashback, arriva tra virgolette la completezza di tutta la, poi fai il terzo, no, secondo me no, infatti non, ripeto, non mi è rimasto quasi niente di quel film, non saprei proprio esprimermi perché... Tra l'altro mi sembra c'è un altro montaggio parallelo, che saremmo scusati, poi lo dobbiamo riprendere per forza, è fondamentale pure quello, sempre dal punto di vista ecclesiastico, però vabbè. Non so, a parte il ritratto, vabbè, forse è stato un po' scomodo dal punto di vista politico perché diede fastidio anche per la presentazione dei determinati, ripeto, accostamenti tra crimine organizzato e tante altre cose. Però forse la pellicola è un po' sottotono, però non lo so, allora. Ti piace? No. C'è una cosa che è tipica del gangster, nel senso c'è il rise and fall, certo. L'ascesa e la caduta del personaggio. C'è sta caduta nell'ultimo capitolo vera e propria? Non so, c'è. No, non lo so, ma rimando a voi, ragazzi. Cioè, voi vedete una caduta così forte da dire, ok, il film mi è rimasto impresso, ok, non voglio mai diventare un... Sì, però, non lo so, boh, cioè, dicono che avviene davanti, questo che la sparatoria finale avviene davanti al castello, quindi la teatralità, boh. Ci può stare, ci può stare, bravissimo. Fotografico in questo senso, cioè proprio accoppiata anche fisicamente. Non lo so, secondo me si era espresso molto bene anche nella teatralità della criminalità su tante altre cose, su tanti altri aspetti. Non lo so, non è così profondo come gli altri, quindi non mi lascia effettivamente, questa è la mia opinione, chiaramente può essere smentita subito. Ma forse manca il mordente dei personaggi? Sì. Non c'è quel carisma, non c'è quella profondità, non c'è quell'aspetto. Io il fall, perché io il fall lo trovo vero e proprio del terzo capitolo, ragazzi, magari già dall'inizio del film stesso, perché il fallimento vero di Michael è proprio la famiglia. È l'ideale di famiglia che non sì, esiste, sì, non più, riesce. È diventato solo crimine organizzato. Lui non ci riesce, non riesce a mantenere, a tenere le redini. E forse è quello che non va bene, allora, che pensi? E forse se fosse invece una sorta tipo di svelamento, cioè di quello che è sempre stato detto, insomma, che Mickey forse non doveva prendere le redini veramente.
Cioè di quello che non è riuscito a portare avanti rispetto al padre? Oppure invece la chiusura reale, di come vanno poi le cose anche nella realtà di queste famiglie. Quindi c'è una generazione d'oro e una generazione invece che, nonostante la portata in qualche modo carismatica del personaggio, entra poi in lotta, in qualche modo si disfa tutto quanto. Forse è più realistico di quello che pensiamo e quindi per questo ci delude rispetto al romanticismo di cui eravamo abituati. Ma potrebbe essere anche perché, ripeto, qui forse il romanticismo è assente. Esatto, assente, però è Cioè, proprio vero. assente completamente. Però è la verità. Cioè, a un certo punto entra la realtà, entra il disfacimento di questo sogno, come si può dire, che aveva avuto il padre prima di lui e lui non è in grado, non è il padre, quindi non è capace a mantenere tutto unito. Come appunto succede poi veramente che queste famiglie che, come si può dire, hanno questi anni di gloria e poi ad un certo punto come... Tecnicamente era quello che era. Vabbè, passiamo un Sì, attimo agli certo. aspetti tecnici del film, magari dal punto di vista un po' più dove possiamo parlare diversamente senza interpellare attori, figure varie. Allora, parliamo della colonna sonora del Padrino, no? Nino Rota. Che mi dici? Ti piace? Sì. Beh, Ok, perché? Nino Rota, insomma, è un professionista anche in questo senso, quindi riesce sempre a dare anche nelle sue colonne sonore, non è, come si può dire, discutibile anche il suo talento, quindi riesce a rimandare anche l'ambientazione, in qualche modo, il sentimento. Però è bello, perché c'è questo mix di malinconia, di potenza, di sottovoce in certi passaggi, come appunto ti fa visualizzare proprio questo cammino per l'ascesa, no? Del potere e viceversa questa C'è dramma, complessità. però. Sì, c'è dramma, come no? C'è dramma, non è una... non è... so come dirti, non è C'è romanticismo. sì, è completamente diverso dalla lettura in qualche modo forse criminale degli ultimi tempi, no? C'è meno forza nel senso coatta, Quindi so come pensi che in dire. qualche modo magari anche un Morricone possa essere accostato per quanto riguarda C'era una volta in America come colonna sonora a Sì, un Nino Rota per il Padrino, per il secondo me è sempre romanticismo? quello, c'è sempre quel... Cioè non è soltanto la potenza dello sparatutto, dell'aggressività, della criminalità nel senso Allora, proprio più barbaro, analizziamo un attimo gli strumenti, allora, che compare in diverse forme il tema prego. principale. Lo facciamo da etnomusicologi, ragazzi, ci Questo proviamo. è... Allora, innanzitutto nelle parti siciliane mi sembra compaia un mandolino. Che ne pensi? Il mandolino è uno strumento storico, non soltanto la Sicilia, ma su questo te lo dico anche io, proprio a È livello di uno storia strumento che artistica, rappresenta è l'italianità? l'italianità, perché il Ok. mandolino è la chitarra, tra virgolette, della Serenata romana, dal 500 in poi è uno degli strumenti principali. Oh, della serenata? Che Come nella nascita, mi dici quindi? C'è il romanticismo nella colonna sonora? Pizza, mandolino, esatto, eppure mamma mia, con le mani No, ma c'è però allora il romanticismo nella colonna Sì, sonora? ma io non lo vivo romanticismo come la Serenata, lo vivo proprio romanticismo inteso proprio come il livello quasi del sublime, capito? Cioè l'elemento dell'ideale che ha nascosto anche il fallimento, la negatività, proprio a livello romantico, dell'eroe. Ok, anche se La rovina anche. qualcuno poi la interpreta in maniera diversa. No. E invece per quanto riguarda la versione sempre del tema principale fatta magari con la tromba, che mi dici? Sembra un po' una marcia funebre. O americanizzata in parte. Americanizzata, non lo so, mi sa di marcia a me. Quella pa pa Anche sì. pa 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 pa. Sa un po' di malinconia, di Di arrivo di tristezza. qualcosa che. Sì, di funesto. Defunesto, esatto. Sì, De certo, ci può tragico, stare. che è proprio Insito nel nella gangster narrazione. movie Ci che sta, si ci ispira sta. alle grandi tragedie greche. Quindi, però, mantenendo sempre toni paradossalmente romantici, no? Sì. Infatti, il riadattamento che viene fatto nella terza, quando gli suonano la chitarra, è la canzone italiana fatta in dialetto siciliano. Però è una canzone che parla di una storia d'amore, no? E quindi, di conseguenza, viene chiamato tema d'amore. Vabbè, ci può stare, nel senso narra una storia d'amore, però secondo Quindi c'è me... una storia d'amore che lega tutto, tutta la trilogia. Tra chi? Secondo me sarebbe un Ma po' c'è. forzato. E dimmi, Però chi è? c'è E purtroppo. È tra Al Pacino e Diane Diane Keaton. Keaton. Eh sì, per forza. Che era un po' in qualche modo, forse l'ho sempre letta come la donna di quello che lui poteva essere. Ma lui, lei ha mai smesso di amarlo poi? No, però è mai stata d'accordo. Quindi era un po' tipo il what if di Al Pacino. Cioè, sta in Probabilmente. quello la sua malinconia? Ma non è che il fallimento di Pacino sta in quello anche, però.
Cioè, del personaggio da Michael Corleone sta proprio nella sua vita coniugale. Nel il fallimento senso, più grande. Forse doveva scegliere un'altra donna come avrebbe scelto il padre? Invece che una donna in qualche modo di quel tipo. Avversa. Sì, comunque una donna che aveva era insegnante, no? Estranea all'italianità. Estranea, senso... con un certo tipo di cultura, con un certo tipo di istruzione, tra virgolette, quindi più complessa. In antitesi, rispetto quindi. A una donna che invece potevano scegliere i vecchi patriarca. Beh, allora direi che comunque quindi era un fallimento profetizzato dall'inizio del film. Sin dal doveva matrimonio, essere. Sin dal matrimonio di Connie. Ok, va bene. Il padrino si risolve tutto come una storia d'amore. No, vabbè, allora, il discorso non è che no, poi c'è pure giustamente c'è anche l'amore paterno che fallisce, cioè sul finale, perché magari lui non è riuscito a dare lo stesso amore paterno che addirittura ha Vito, nonostante tutto, è riuscito a dare tre figli, insomma, ha fatto ovviamente era stato quasi perfetto lui. No. Certo. C'è il fallimento dei rapporti familiari, insomma, se stanno oltre a quello dei figli con la sorella, con non riesce tutto, a fare insomma. Quello che il padre invece aveva fatto, aveva mantenuto la famiglia nel senso criminale, aveva il padre l'ha la creata. Esatto, però era riuscito comunque, era ben voluto, cioè non c'era questa. Ok, allora quindi era riuscito a tenere i figli, no? Come dicevi te, il burattinaio, lui invece forse aveva è individuale, nel senso fallisce su tutti gli ambiti in cui lui forse invece si focalizza un po' troppo sull'ambito degli affari, quindi potremmo definirlo tranquillamente rise and fall della famiglia. Sì. Nel senso proprio la distruzione completa del di quello Vito che Vito ci fanno vedere come crea il tutto nel secondo. Allora, nel primo già è presentato e c'è. Bello, così è media stress, certo. Nel secondo ci viene presentato come viene creato e nel mentre come si viene sta distruggendo, nonostante poi Pacino, scusate, Michael faccia dei figli poi nel mentre mi sembra che si stia costruendo qualche cosa, invece no, perché poi nel terzo è completamente tutto distrutto. Bello, cioè è una possibile lettura. Che ti ho detto, potrebbe essere anche fedele alla realtà, perché questo avviene così. Quindi non possiamo identificarlo però come gangster classico, tu che dici, dai? No, secondo me gangster classico è Scarface, però come struttura. No, secondo me è molto più complesso, cioè c'è molto anche più profondità psicologica del personaggio. Quindi sì, è un gangster, ma non è il gangster anche per questo. Quindi caposaldo del genere, ma che non rispetta stilemi classici, se vai a vedere. Caposaldo del genere che apre in qualche modo la strada, ma che non per forza rispetta in tutto. C'è più complessità anche fatta. No, perché io, ragazzi, faccio un esempio banalissimo. Allora, l'emblema della struttura classica del gangster, già detto, era Rise and Fall, ok. Prendete come esempio, però, per capire meglio come va fatto un gangster movie basilare, Scarface, quello che volete, sia quello di Al Pacino del 83, sia quello degli anni 30, di Hux e Hughes, mi sembra, manco mi ricordo, vabbè. Allora ragazzi, se prendete questi qui per esempio, c'è un discorso relativo all'ascesa e la caduta. Proprio Al Pacino è l'emblema, certo. Ragazzi, è proprio l'emblema. Sì, ma è diverso secondo me, cioè, muore certo mentre sta all'apice, quello è l'emblema. Sì, è aggressiva la violenza, infatti questo non c'è. Ma la sfida è solo contro se stesso però, però è molto meno romantico. Ma questo vale pure per Nemico Pubblico, per esempio. Allora prendete Michael Mann con Johnny Depp nel 2009, Nemico Pubblico. Prendete per esempio Nemico Pubblico degli anni 30, c'è sempre una ascesa e una caduta. Subito. Little Caesar, proprio Edward G. Robinson, parliamo del 30 pure là, insomma, Piccolo sì, Cesare. Allora, sì, secondo me allora si vede che alla base c'è anche in qualche modo uno scritto. Cioè, sono veramente sì, molto più caratterizzati, sono veramente come cioè, Goodfellas. C'è uno scritto sì, in Goodfellas. Ci si ragiona sui personaggi, si dà una caratterizzazione a 360 prima di dargli soltanto la caratterizzazione dell'apice, no, dell'ascesa. Esatto, per esempio, se tu vedi per esempio pure Goodfellas, no? C'è un discorso che viene fatto tra quello che è il personaggio interpretato da Ray Liotta. Sì. Che però alla fine non è che sì, c'è un fall, ma è vivo. Sì, sta sì, sotto un programma di protezione dei testimoni, certo. Vedi, cioè non, è diverso, no? Sì, sì, è completamente diverso, no, vabbè, anche, è questo però... Non è tragedia greca pura! Però in questo sta anche il successo di del Padrino, che non è paragonabile, come ti dicevo prima, anche il tipo di narrazione. Cioè come viene portata avanti, come viene narrata la storia di Goodfellas, rispetto a come viene narrata qui, cioè qui c'è molta più gravità, insomma, severità. Sì, sì, okay? Sì, cioè, sì, è proprio sì, una cosa, è una cosa molto più seria. E giustamente l'elemento negativo... Mi alla fine vai a leggere rinunce. Sì, certo, si rinuncia a tutto, tutto per questa famiglia. In realtà poi all'amore, alla famiglia, all'amicizia, è tutto precario. Giusto, è così, ragazzi, è così. Perché voglio dire, anche nella realtà secondo me lo è, no? Cioè, non, ma tecnicamente però si deve accettare il rischio. Nel senso, si può vivere un apice di tanti anni, si può vivere un apice di pochissimo. E quello a cui si rinuncia è quello che invece nella normalità è il caposaldo poi delle nostre vite, no? Però nel caso di Vito no. Perché Vito arriva alla fine della sua nella vecchiaia. Il suo folle arriva quando lui ha finito.
Però perché in qualche modo forse se lo era dovuto sudare? Ma poi è un fall naturale, non è dato da consapevolezze, da scelte fatte. Quello è il fall di Michael. Però, ma il fall di Vito, Vito non viene ucciso, se salva. Allora forse era anche stato più sapiente nel coordinare tutto. Cioè, meno. Ma è per questo che viene la critica poi che è stata fatta al personaggio. Meno colpo di testa rispetto a quello che fa Miki. Magari se fosse morto crivellato, sarebbe stato tutto diverso. Siccome muore nel giardino, non so se te lo ricordi. Certo, con una scena bruttissima. Sì, è brutta la scena, però è una morte pseudonaturale. Sì, però forse potrebbe arrivare anche a un individuo che paradossalmente nella vita non ha mai ricercato potere, ambizione attraverso i mezzi criminali poi. Se fosse anche perché in qualche modo si vuole far vedere che una persona che aveva iniziato, cioè lui è quello che la crea, come dici te, no? Quindi ci aveva ragionato, cioè ci aveva studiato, non so come dirti. Ok, quindi era riuscito a mantenerla, alla fine riesce ad avere una vita tutto sommato tranquilla, mentre un Miki che ci si ritrova in mezzo a questo, a tutto, poi come abbiamo detto anche alla lotta per prendere il potere, ragiona ormai con una mentalità diversa, cioè una mentalità che fa anche meno compromessi, una mentalità molto più aggressiva e molto, molto più calda proprio, come colpi di testa, quindi inevitabilmente questo porta alla caduta. E forse alla fine di tutto non c'è nemmeno questa positività o questo grande, questo eroismo del protagonista, che magari è un inetto, tra virgolette. Fece un po'. Cioè, può darsi che venga rappresentato come colui che doveva, ma non ci è riuscito. Però fu motivo d'attacco per certe cose. Infatti, secondo me poteva abbassare. Nonostante, ripeto, non si senta mai la parola mafia in tutto il film. Però. Nonostante anche questo. Come la storia, tra virgolette, dell'ascesa e della caduta, sottolinea perfettamente. Comunque, è venuti a girare in Italia davvero. Bene, molto bene. C'è una domanda bonus: se io ti facessi una battuta, una citazione, ragazzi, dicessi, poi voi sapete che ne pensi del personaggio, e dicessi in italiano: lasci i pistoli, picchi i cannoli, te la rifaccio pure in inglese, leave the gun, take the cannoli. Che mi dici? Quanta mafia, quanto crimine organizzato, quanta italianità c'è in questa battuta? Lasci i pistoli, picchi i cannoli. Clemenza. Non dice niente, Clemenza, paesaggio di Clemenza. Anche il nome, anche un po' l'aggressività, no? Come si dice, la prepotenza, cioè lascia stare quello, prendi quest'altro, quindi. Leave the gun. Cioè risolviamo tutto così anche come a tavola, come anche noi italiani nelle nostre piccole famiglie normali siamo abituati a fare, no? Beh, allora. Si arriva e prendi un bicchiere di vino. Esatto. Dopo che sei stato a ammazzare delle persone, però. Capito, questo è quello che ci differenzia. Vabbè. In che senso, no? Chi è stato ammazzato? Vabbè. Gente importante. Non diciamo nada. Qualcuno ha già detto poco fa. Vabbè. Discorso abbastanza simile, quindi abbastanza relativo. E poi andiamo verso quella che è la chiusura della live. Certo, beh, ovviamente minimo di stereotipi. Deve per forza leggiata, no? Non è seria questione. Noi, si sa che noi italiani, tipicamente. Che mi dici dell'avvocato? Del personaggio interpretato da Robert Duvall, l'avvocato della famiglia Corleone, il figlio adottivo di Vito. Ti piace? Non ti piace? Sì, ma un po' un piede, un, non so come dirti. Perché? Non lo so, ti sembra, cioè, avverti come familiare in tutto e per tutto? Perché no? No, dai, esprimi te, su. Allora non è familiare neanche Fredo, che significa? No, nel senso, un personaggio ben caratterizzato, però cioè si capisce che non è perfettamente della famiglia, che ne fa parte. Non lo so, questa è la mia. Dimmi. Attenzione, perché Mizuki si aspettava la chicca sul cast. Ma del primo dici? Ma stai a parlare di qualche cosa di pasoliniano? Del secondo? Di che stai a parlare? Se stai a parlare di qualche cosa di pasoliniano, può darsi. Comunque no, vabbè. Io penso che sia uno dei personaggi caratterizzato in maniera migliore e lo trovo veramente vicino in qualche modo. Ma in realtà dico. Beh, sì. Ti ho detto, però, cioè si capisce che lui fa parte. Sì, ma fa parte pure tanto, è pure affezionato molto spesso. Sì, però è. Ma lui è distaccato, forse c'ha la stessa visione. C'ha la stessa visione che ci avrebbe un Vito, no? Sì. Sì, alla fine forse. Più di Michael. Probabilmente lui, sì, capito. È il vero erede del. Ti piace Robert Duvall? Sì. Mi piace, soprattutto in quell'ambito, come dici te. Coppola gli piace tanto Duvall, tanto quanto gli piace Marlon Brando. Ci sta anche. Che poi gli riprende, no? Vabbè, poi ne parleremo pure quello. Ah, la presenza di Lee Strasberg, parlando di interpretazioni. No, c'è ragione. Vabbè, ma guarda, ce ne stanno tantissimi, ragazzi, perché poi se vado a vedere, allora, c'è sta Eli Wallach, c'è sta Sterling Hayden, c'è sta Strasberg.
Ci sta Citti, sì, parlavo di Citti. Ce ne stanno veramente tantissimi dei personaggi che veramente sono mostri sacri del cinema. Tu ti ricordi, ti preoccupa? No. E... tant'è che non abbiamo parlato, va bene, anche chi ci mancava pure? Oddio. Vabbè, ce ne mancano tantissimi, però se andiamo a parlare di tutti, dovremmo fare una live di 4 ore, penso. Quindi mi sa che tocca fermarsi un attimo, però... No, il discorso è questo, ragazzi. Noi abbiamo analizzato giustamente quelli che sono i personaggi principali, perché fondamentalmente ci era piaciuta tanto la scrittura dei personaggi stessi, le differenze, anche se qualcuno potrebbe dire... una parola sul doppiaggio è bella, mi sei piaciuto. E te ne do pure due de parole sul doppiaggio. Finisco solo sta breve parentesi e dico a Sofia, poi faccio una domanda a Sofia pure, e pure a voi, e poi parlo sul doppiaggio, per chiudere. E poi preparatevi una domanda bonus, se volete. Allora, discorso è questo. C'hai di fronte tutte queste figure che abbiamo analizzato, so tutti stereotipi, macchietti, o veramente c'è qualcosa di in più? Non l'ho avvertiti come stereotipi personalmente, nel senso, è chiaro che ci può stare, come abbiamo detto, comunque inevitabilmente un pochino di stereotipo aleggia su. Faccio su un esempio, tutto, però... faccio un esempio per farti capire la domanda. Ce l'abbiamo tutti e tre lì. Partendo dall'estrema sinistra che vedono i nostri telespettatori, quindi da quello che vedete a destra. Sonny, Santino, stereotipo dello scapestrato. Fredo, stereotipo del rincoglionito. Michael, stereotipo del gangster cattivo. Si potrebbe ridurre tutto a questo? Io no, secondo me no. C'è di più. Sì, okay. E te lo fa capire anche bene tutta la narrazione delle pellicole, del film. Ok, vale pure per gli altri? Secondo me c'è una buona caratterizzazione dei personaggi, sì. Ti piace la caratterizzazione di quelli che dovrebbero essere gli antagonisti di tutte le pellicole, tipo le varie famiglie, che ne so, i Tattaglia, Ayman Roth? Non ho trovato. Gli accostamenti tra altre famiglie italo-americane, gli accostamenti con... la lotta. Ti piace? Sì. Gli ebrei così trattati, Cuba. La famiglia ebraica. Beh, però è quello di quegli anni, nel senso, succede questo. A un certo punto comincia ad aprirsi molto più, non so come dirti... Da quelle tre famiglie, capisaldo, che collaboravano tra di loro, ad un certo punto esce, abbiamo detto prima, un certo tipo di commercio, quindi un certo tipo di apertura a determinati paesi, quindi c'è un miscuglio anche di nuove famiglie, no? Di altri tipi anche di criminalità. Quindi secondo me anche a livello storico è giusto. Ok. Penso appunto anche alla storia, come dicevo prima, reale, Tommaso Buscetta, insomma. Do una... del Sud America anche, quindi... Do una versione io, cioè do un parere io sulla domanda che ha appena fatto Misugi riguardo al doppiaggio, e dico... Perché ci ho avuto la fortuna o la sfortuna di farne tre doppiaggi. No, scusate. La versione originale è due doppiaggi. Allora, il primissimo, quello dell'epoca del 72, mi piace tantissimo. Veramente. E il secondo c'ho qualche problema, il ridoppiaggio per le nuove versioni uscite in un video, però è possibile trovarlo pure nella versione che è ufficiale del 72, preferisco quello sinceramente, quindi doppiaggio di altissimo livello, secondo me, anche se ragazzi c'è da fare una precisazione per quanto riguarda la voce di Marlon Brando, non me ne vogliate a male, fermi. No, no, prego, io... Allora, c'è stato un problema secondo me, la voce di Marlon Brando in lingua originale è un po'... un po' acuteggiante. Quella che c'è rappresentata a noi giustamente è quella de nomo, insomma, un po' più de prestanza, che vi farò un'offerta che non potrai rifiutare. Quale mi piace di più? Italiano. Qui il doppiaggio italiano per me vince. Una voce con... vera. Però poi sul secondo capitolo, quando c'è sta De Niro, no, non si preoccupi, non fa niente, è vero. Non posso accettare. Cioè, che famo, ritorniamo indietro allora? E vabbè, c'è sta quel genere di problema sul secondo capitolo. Però fondamentalmente il doppiaggio italiano l'ho gradito tantissimo, quello dell'epoca del 72. Il ridoppiaggio no. Però vabbè, tant'è che magari c'è qualcuno a cui piace, almeno. Che ne pensi tu? No, io non rimango proprio, cioè non me ne ho nemmeno fatta la domanda sul ridoppiaggio. Però sono d'accordo su quello che hai detto tu, per esempio, che si avverte troppo troppo netto il divario tra la voce così originale, no? No, sì, appunto, del primo, no? Di Marlon Brando, quindi così da anziano, da carismatico, insomma, da presenza reale, invece a quella anche un pochino, non so, troppo pietosa, non so come spiegare. Parla pure poco, dai. Però ho avuto la stessa impressione. Ok, e quindi poi
Faccio presente, ragazzi, che comunque nella lingua originale veramente determinati personaggi rendono molto di più. Vabbè. Vedi appunto Clemenza. I doppiaggi di film storici sono sempre passi falsi, tipo Once Upon a Time. Esatto, sì, penso come te, perché non lo so, ragazzi, non sono dei problemi, secondo me, eh. Comunque, vabbè, domanda a Boro, senta, sei preparata o era quella sul doppiaggio? Vabbè. E niente, allora. Intanto diamo gli ultimi 5 secondi. Ricordiamo, come sempre, ragazzi, tutti i vari social dove poterci contattare. Nel mentre che aspettiamo la domanda, vai. Ti faccio ricordare a te. Allora, potete trovarci quindi su Instagram. Su Instagram, Facebook. Brava, profilo Instagram. Chi lo cura il profilo Instagram? Io. Con tutte queste citazioni cinematografiche, con tutte queste citazioni musicali. Sei tu, dillo che sei tu, scusa. Sai che non mi piace. Va bene. Torniamo al quindi, salotto. Facebook, intanto, vai. Poi che abbiamo? Dunque, abbiamo detto tutto? No, che okay. Allora, gruppo YouTube, Facebook. Gruppo Facebook, pagina Facebook, pagina Instagram. Il canale YouTube, canale gruppo YouTube. Che... Insomma, sì. Pagina Instagram, profilo pagina, Instagram. Profilo Instagram. Che pagina. E YouTube. Ok, e YouTube. E voglio sapere, attenzione, Misuki, se farete mai una diretta anche di Arte a Parte. E beh, diventa difficile una diretta di Arte a Parte. Un'ora. Diventa difficile per te, scusa, che vuol dire? No, magari dai, se fai il topic interessante. E beh, potremmo fare. Ce l'abbiamo. C'è una bella... Potremmo sempre fare un mix, sì, che permette, sì, lo di facciamo. Essere meno. Sì, si può fare. Ci penso io. Comunque, c'è una piattaforma neonata dove ci possono contattare direttamente per chi volesse scambiare. Opinioni, vabbè, insomma, tutto quello che c'è post. La sigaretta dopo praticamente sarebbe, sì. No? La sigaretta post. Quindi ci potete venire a trovare dove? Su Telegram. Oh, perfetto, su Telegram. Trovate il link sempre sulla pagina Facebook e sul gruppo Facebook. E potete trovare anche le varie i vari aggiornamenti relativi sempre a quello che è la rubrica Popcorn. Quindi tutte le varie live di cinema, video di cinema, eccetera. Anche sulla pagina La Luna di Endor, recensioni cinematografiche, scusate. Venite a trovarci anche lì, siamo un po' everywhere. Vabbè, detto questo, vi saluto come farebbe Marlon, quindi vi metto vicino al microfono, alla camera e faccio. Quale vuoi, quello italiano o quello americano? Italiano, dai. Italiano? Sì. Che poi oggi è stata veramente una bellissima diretta. Quindi, da Stefano. Qual è il nome? Sofia. Dai ragazzi del secondo piano. È proprio tutto.